Allora, leggiamo l'articolo che è apparso sul giornale.it. Sì. La Vanoni ha rivelato di essere stata messa da parte da un famoso discografico dell'epoca proprio per Rosanna Fratello. Mi disse, guarda, tanto io Rosanna Fratello, che me ne faccio di te? Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto, vedrai un corno, ce l'ha scritto in fronte che quella non ce la fa. Successo, una canzone, non mi portare nel bosco di sera, l'ha ho paura tutta, del bosco. Peraltro, sera. L'ha cantata quindi la conosceva tutta, bene. La conosce molto bene. E allora come... E allora io dico che insomma basta Ornella, dai, cioè voglio dire... Ma tu l'hai detto che è una strega cattiva. E beh, dopo quello che mi ha detto, cioè io sinceramente ero una giovane emergente. Avrei preferito che lei mi avesse magari, come dire, dato dei consigli, come dico. Ah, perché anche quando eravate sotto lo stesso agente lei non ti filava? Per niente. Ah, per zero. Niente. Ma sai, era il periodo che lei cantava la mala, no? Era un po' arrabbiata anche per queste canzoni un po', come dire, un po' toste. Anche da un rilievo sociale. E invece io ero la cantante, come dire, ero la ragazza non che, mi portare cominciava, nel disco la sera. Che cominciava e io mi rivolgevo a un pubblico popolare, capisci? Lei è un pubblico un po'. Quindi, più. Insomma, un po' secondo te rosicavano? Ma no, io non voglio dire questo. Appunto. Voglio dire che, insomma, dopo tanti anni, Ornella, io ti voglio bene.